E voi le notizie come le ascoltate? Sì, ascoltate perché leggerle è abbastanza facile, no? Basta prendersi un giornale. Il problema semmai è trovare non le solite notizie, perché non so voi, ma prendendo i giornali o ascoltando i TG si ha l'impressione che il mondo si sia fatto piccolo piccolo, no? Perciò oggi, per un mercoledì da lettori, leggiamo ascoltando. Ma prima c'è la sigla. Si chiama Radio Bullets ed è un progetto creato da Barbara Schiavulli e Alessia Cerantola, che unisce un nutrito gruppo di giornaliste e di giornalisti che sono dislocati un po' in tutte le parti del mondo. Ogni mattina a orario improbabile Barbara e le sue colleghe montano un notiziario ricchissimo di informazioni su ciò che accade nelle diverse parti del mondo, raccontato da chi in questi luoghi vive con competenza e passione per le notizie. Potete ascoltare Radio Bullets attraverso Spreaker oppure semplicemente con iTunes potete scaricare il podcast e abbonarvi. Se siete più curiosi potete andare appunto a sbirciare il sito internet www.radiobullets.com e qui trovate il notiziario, anche il notiziario Kids, perché anche i bambini devono imparare a cercare le notizie e a non assorbirsi quelle che gli propinano, ma ci sono anche molte rubriche e se vi interessano i libri, e ovviamente a voi interessano i libri, per esempio potete ascoltare la rubrica di Giada, che è giovanissima e ci racconta i libri che ha sul comodino. Perché dovete ascoltare Radio Bullets? Perché troverete tutto quello che sui media normalmente non si trova, o se si trova è lì per sbaglio, ma dura poco.